Quindi non sarete un invio perché non si invia, è già convocato per domani, probabilmente. No, in caso di necessità, dovranno anche una domanda. Allora, però, ma insomma questi sono dettagli, per la verità non volevo andare alla sostanza. Il consigliere del prete dice che invece il corso una verifica di maggioranza. Guardate però, la verifica di maggioranza è normalmente qualcosa che dura un po' di tempo. È una verifica di maggioranza, per la verità, un po' insolita nei modi, perché stiamo approvando niente poco di meno che l'equilibrio di bilancio. 2 mesi fa avete approvato, no, forse il mese scorso, è stato approvato il conto consuntivo in maniera baldanzosa, ma voglio dire, veramente, in maniera baldanzosa, ma sempre con problemi di numeri, che significa che se andiamo a rileggere la storia degli ultimi consigli comunali, questa maggioranza non è mai stata tale. Mi riferisco al consiglio comunale del 14 settembre, mi riferisco agli ultimi consigli comunali dove la maggioranza è stata in piedi solo perché era presente una parte dell'opposizione. E poi la prova di sé, questa maggioranza a fatica, quando il giorno prima dice che i termini fuori bilancio li deve comunque votare, e il giorno dopo va via dicendo che poi bisogna rinviare. Insomma, questa maggioranza o questa ex maggioranza dovrebbe prendere atto che probabilmente l'unico modo. Cortesia, consigliere di conduzione, lei era consigliere Vado, nessuno lo deve dare consigliere Conduzione, questo non è un problema. Lei consigliere Conduzione. Grazie Presidente. L'unico modo legittimo che può avere questa maggioranza per proseguire, questa maggioranza, perdonate, che può avere questa amministrazione per proseguire il suo cammino è probabilmente dichiarare la crisi, cioè dichiarare la verità. Dopo di ciò, dopo aver dichiarato la crisi, apre la crisi anche formalmente con gli atti conseguenziali e ricerca il sindaco e ricerca il sindaco una maggioranza possibile che voglia portare a termine i programmi che sono stati dichiarati alla popolazione nel 2008. E allora io voglio capire se il senso del rinvio, se del prete ci chiede il rinvio perché c'è la crisi, per cui a questo punto devo dire che sono sensibile a questo rinvio, e però dovete fare gli altri conseguenti e aprire la crisi, perché se invece c'è un modo, ma no, però io per questo voglio essere puntuale, se invece ciascuno di voi della maggior dei sostenitori del governo, maggioranza, che la maggioranza lascia intendere qualcosa che ha delle direttive, tutti insieme si mettono d'accordo per fare determinate cose, bravi, fanno un programma e lo realizzano. Invece si è determinata l'impressione di essere un insieme di consiglieri a sostegno di un'amministrazione, non una maggioranza con una guida. E allora quello che è importante capire, se è questo, allora va dichiarata la crisi per trovare una maggioranza e per non essere un gruppo di consiglieri, per quanto numeroso, più o meno numeroso a seconda delle vicende, delle cose da fare in consiglio, c'è, o meglio, delle cose da fare in consiglio e dei ruoli da assumere in amministrazione, e allora se c'è un numero che non è maggioranza, dichiarate la crisi. La verifica, che significa? Che verificate quello che avete già verificato il 24 e il 27, ieri 27 che avete verificato il 14, e cioè che non c'è una comunione di intenti, che siete dei numeri e non siete comunione di intenti. Per creare una comunione di intenti non potete fare la verifica. Che verificate più? Cosa verificate? Ciò che già sapete. Abbiate il coraggio di aprire una crisi politica. Alla crisi politica ci sono solo due soluzioni: o si ritorna a voto o si trova una maggioranza con delle idee per governare, perché altrimenti la verifica diventa un esercizio accademico che oggi vi consente di rinviare questo consiglio comunale. Domani magari non sarà risolto e dovrete andare al 30, e il 30 dimostrerete, indipendentemente dalle vicende relative allo specifico atto, dimostrerete di non avere la maggioranza vera, che è parte di 16 consiglieri per momento. E questo è il problema. La verifica che già avete fatto, perché l'avete fatta non
nelle stanze di incontri politici, ma l'avete esteriorizzata nel Consiglio Comunale del 14, il 24 e 27, è già superata, siete in una fase successiva. Laddove sia questa la motivazione, e cioè finalizzata ad aprire la crisi, e allora mi dichiaro disponibile a votare per Dio. Allora, io voglio fare una precisazione, perché altrimenti non veramente al mio voto. Io ritengo la decisione fatta dal consigliere Polizio, parzialmente, per dire, consigliere Casolaro, la verifica posta dal consigliere del Prete è un atto conseguente a episodi che in questi ultimi consigli comunali sono verificati. No, voglio dire, ma c'è il tuo terzo, non lo faccio duro, no, lo so, ma voglio dire, giusto per raccontare, per ricordare agli assenti, stavamo il consigliere che questi giorni non è stato presente, allora giusto per informare tutto l'assistenza di quello che sta succedendo, ma lei mi faccia la parte, grazie. Allora dicevo, si è verificato in questi giorni mancanza di numero legale più volte. Io come presidente devo registrare, devo fare un po' di assunto di quello che è successo in questi giorni. C'è stata una mancanza di giunta legale, i rinvii su carri che la maggioranza ha fatto, e consiglieri comunali, come ha detto il consigliere del Prete, che pur avendo dei riferimenti giunti agli assessori che ce ne hanno ancora, non partecipano a quello che è la maggioranza. Mi sembra a questo punto legittimo la critica di vedere perché questi consiglieri comunali non vengono, e quindi la verifica che ha chiesto il consigliere del Prete a nome della maggioranza è magari che sia più che legittima. Poi è chiaro che se dovesse verificarsi che non c'è più la maggioranza, si apre la crisi, e poi gli altri conseguenti, come lei giustamente diceva. Questo è giusto per informare il consiglio comunale, quindi va pari legittimo che il consigliere del Prete abbia rinviato domani una, poi non è detto che una crisi debba durare per forza dei mesi, non ci sta nessuna legge su questo, lei non siete che lei è il professore dotto in queste cose qua. Per cui voglio dire, è legittimo quello che ha detto, lei con un piccolo prezzo, non ti parlano è legittimo anche da parte del presidente, fanno giusto per informare sia i cittadini che stanno di là, sia l'assistente, che c'è qualche consigliere comunale che non sempre presente, quindi è giusto per